Benvenuti al punto trasmissione settimanale di approfondimento sui temi di politica, economia, sulla attività all'interno dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Siamo nel centro video di Palazzo Cesaroni per questa prima trasmissione del 2016. Sono nostri ospiti il consigliere regionale del Partito Democratico e vicepresidente dell'Assemblea Legislativa, Marco Vinicio Guasticchi e il capogruppo della Lega Nord, Emanuele Fiorini. E comincio da Guasticchi, ex fresco presidente della provincia, perché uno dei temi di cui si parla, e eh, se ne parla da tempo, ma non pare che ancora sia finita la vicenda, è questo travaglio delle eh, province, quindi questo cambio anche di... Lavoratori, di mansioni, che si inserisce poi anche in un'ottica di eh, cambiamenti epocali in atto, no? abolizione delle province e macro regioni. Si stanno facendo passi troppo azzardati, guasticchi, o che cosa rimane ancora da fare, soprattutto per la provincia? Beh, certo, la vicenda della provincia è stata una vicenda fortemente traumatica. Che... Eh, ancora degli strascichi importanti che speriamo di, si possano risolvere a breve giro. Secondo me, quella, la riforma delle province è stata una riforma eccessivamente veloce. Questo vuol dire che sono stati raccolti diciamo, tutti i mal di pancia presenti a livello istituzionale nei decenni passati, eh, identificando nella provincia un ente che aveva un. Diciamo, una rilevanza politica marginale in quanto era un ente prevalentemente di gestione e molti politici, che grazie a Dio sono spariti tra l'altro anche dal panorama politico nazionale, hanno cercato di cavalcare il mal, il mal di pancia degli elettori e dei cittadini, dando in pasto la provincia, pensando che poi, dando in pasto alla provincia, tutta quella voglia di rinnovamento, di. Eh, di forte azione tesa a trovare un modello nuovo, anche istituzionale, si potesse placare. In realtà, poi che è avvenuto? Come tutte le macchine che vengono messe in moto, poi alla fine partono e il tutto è stato raccolto da Renzi. Eh, Renzi, che ha, secondo me ha avuto eccessiva fretta nel, mh, diciamo nel, nel lanciare questa uh, quest azione forte di cancellazione delle province, che poi prenderà corpo nel documento che sarà votato alle Camere oggi, che non vada errato, proprio di riforma costituzionale, proprio per la cancellazione delle, delle elezioni eh, popolari per le province, quindi la cancellazione della provincia a tutti gli effetti. Ha avuto eccessivamente fretta, non, i, te, i suoi tecnici non hanno creato le condizioni per un travaso soft. E quindi si è voluto fare molto populismo e i problemi poi sono stati lasciati completamente sul tavolo delle istituzioni e eh, diciamo, è passato un anno molto, molto difficile da gestire perché poi eh, è semplice dire che bisogna tagliare il 50% delle risorse per le non più province, quindi enti di area vasta, e, è un conto pensare che quelle province per tanti anni hanno gestito funzioni anche regionali con personale assunto per gestire quelle funzioni. E allora è un equilibrio è estremamente difficile da trovare, ma soprattutto il tempo era necessario per procedere in maniera soft. Eh, aperto, rimangono aperte alcune, alcune partite, come la Polizia Provinciale, il Centro per l'Impiego, vedo si sta oramai avviando verso una definizione. Ma eh, certamente prima che tutto entri a regime, secondo me ci vorranno altri 4-5 anni minimo. Per cui, parlare di macro regioni in questo momento, e ribadisco e vorrei chiarire che non ho mai sentito Renzi parlare di macro regioni, eh, giornalisti, qualche deputato, qualche politico, ma stranamente Renzi non ne ha mai parlato. Quindi ritengo. Che non sarà un tema per i prossimi cinque anni, anche perché non è che possiamo innescare un problema su un altro problema. Su questo voglio essere ancora più critico, quando vedo vertici delle istituzioni, non solo Umbre, eh, già lavorare per creare una macro-regione che potrebbe essere una sorta di macro-toscana. Ecco, io ritengo che l'Umbria abbia una propria dignità territoriale, una propria storia. È necessario che i servizi vengano messi in comune, ma che non si vada ad incidere nel, in quello che è la connotazione regionale, ma anche per un semplice motivo operativo. <coughs> Avendo tolto le province, noi rischiamo che un territorio come l'Umbria, che è un territorio relativamente piccolo, diventi una parte marginale di una grande macro regione senza più neanche quelle province che potevano rappresentare un riferimento territoriale. Allora, se noi vogliamo un'Umbria che non conti più nulla e non abbia più nessun tipo di ufficio decentrato dello Stato, che non abbia più prefetture, questure eh, e, e tutte le direzioni regionali, oramai quelle provinciali, vanno a sparire, beh, allora eh, penso che su questo tema è necessario non fare allunghi eccessivi ai vertici istituzionali, ma sarebbe bene cercare invece di parlare, di aprire un dibattito con i cittadini facendo capire i problemi che possono venire fuori e allo stesso tempo facendo capire che bisogna cambiare rotta in termini strategici, perché facendo una macro regione oggi significherebbe anche rivedere per esempio tutto il processo sanitario. Un ospedale di Branca, un esempio uh, lampante, che è stato potenziato ai confini dell'Umbria a 10 km il, un super ospedale di Fabriano. Uno dei due dovrà chiudere, probabilmente essendo la parte più debole, rischiamo che l'Umbria sia quella che poi deve chiudere più punti sanitari rispetto alle altre regioni. E allora prima di lanciarsi in avventure eh, come per le province sarebbe opportuno con calma, perché abbiamo aspettato. 150 anni. Lavorare con calma per arrivare a una rivoluzione copernicana, istituzionale, io sono pienamente d'accordo, ma arriviamoci con la certezza di conoscere anche i processi successivi e soprattutto non far sentire i dipendenti, come è avvenuto per le province, come elementi inutili su cui, su cui giocare partite più importanti, non considerando che sono dipendenti entrati con concorsi. Lavorano in enti pubblici e il modello dell'ente pubblico, mi permetto di ribadire, non è certo quello che ci fa vedere Zalone. Probabilmente dalle sue parti è così, in Umbria non sicuramente. La battuta sul film <coughs> Cuovado è calzante. E sentiamo anche Emanuele Fiorini, sentiamo la Lega Nord, che prospettive <coughs> ha in, questa, in questo disegno? Che, come diceva Guasticchi, ancora insomma, se ne deve parlare, non è che è una cosa già sì. fatta. Allora, per quanto riguarda. Le province, una ehm, chiusura definitiva alle funzioni, toglie, toglie tutte le funzioni alle province, secondo noi ehm, non, ha, non ha alcun senso. Andava fatta una ristrutturazione sicuramente. Mm, porto l'esempio pratico: eh, la polizia provinciale che ha delle competenze e che negli ultimi 15 anni comunque si è mm, acquisito delle. Eh, specificità territoriali per quanto riguarda eh, l'ambiente e le varie cose, oggi se vengono, come è stato anche mh, detto, che ancora va valutato, eh, venissero spacchettate e inserite nella Polizia Municipale perderebbero tutte le loro, la loro compattezza, e le loro qualità perché verrebbero messi in vari comuni e territoriali, non potendo più lavorare insieme, di conseguenza, come dicevo prima, perderebbero le loro capacità, quello che loro avevano acquisito in questi 15 anni. Era da, dalle ultime elezioni che comunque le province mh, si profilava, uh, che, che dovevano essere chiuse, quando invece praticamente venivano erano state fatte le elezioni sia del presidente che dei consiglieri, non più uh, da parte dei cittadini ma da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali. È stato fatto tutto, tutto diciamo così velocemente, ma che a mio avviso si poteva comunque, uh, un'istituzione che si può um, lasciare, un'istituzione che può mantenere alcune funzioni. Per quanto riguarda, come diceva anche Marco, sulle oh, macro-regioni, è un tema che va affrontato diversamente, ma che noi teniamo una posizione perché l'Umbria, secondo me, va mantenuta, perché ha delle, come altre regioni, vanno mantenute perché hanno comunque una loro identità un o un loro perché. È importante lavorare su questo progetto, ma è anche importante lavorare sull'autonomia regionale Umbria, noi dobbiamo rimanere Umbria. Non abbiamo le nostre identità, non abbiamo il nostro, il nostro perché. Basticchi, ultimamente lei si è battuto, ha fatto sentire la sua voce dentro questo palazzo per, eh, in favore, diciamo così, delle aziende faunistico-venatorie. Ci sono più realtà di cui lei si è occupato recentemente. Ecco, qual è l'importanza di queste aziende, cioè qual è il problema, innanzitutto? È legato anche questo al dissolvimento della provincia o è una semplice eh, ristrutturazione di cose esistenti che la regione è chiamata a fare? Allora, intanto il tema della caccia è un tema centrale per quello che riguarda l'economia della nostra regione e del nostro paese in generale. E' anche fondamentale per quello che è il controllo del territorio, perché prima Emanuele giustamente sottolineava il ruolo della Polizia Provinciale, poi magari vorrei ritornarci velocemente, ma non si può pensare che in una regione dove fino a pochi anni fa c'erano 40.000 cacciatori, quindi 40.000 licenze, che in un modo o nell'altro, considerando che c'è sempre un 1% in qualsiasi contesto che magari... Di no, eh, persone si comportano male, non correttamente, ma ce un 99% che invece opera in maniera corretta rappresentavano e rappresentano un controllo importante del territorio. Tra l'altro, una fonte economica importante per eh, la regione, per gli ATC che gestiscono questo tipo di attività che è al limite che è un borderline tra un'attività sportiva e un'attività di impresa, no, considerando tutto quello che c'è intorno. Ebbene, la caccia che è stata sempre gestita dalla provincia per quello che riguarda la parte gestionale e dalla regione per quello che riguarda la parte legislativa, tanto per essere chiari, i calendari venatori venivano fatti dalla, dalla regione, quelli che ti dicono quando si apre la caccia e, quando, e quali animali poter abbattere nel periodo. Tutto il resto gestiva la provincia con la polizia provinciale che nel territorio faceva verifiche sull'attività venatoria, sull'attività di pesca e sull'attività di inquinamento ambientale. Questo è il tema. Chiuse le province, tutte queste funzioni anche di gestione vengono portate in regione, ma la regione non è attrezzata a fare attività di controllo. Ecco perché è necessario che la polizia provinciale, che non è stata creata a caso. No, nel, per quello che riguarda la provincia di Perugia, eh, è stata potenziata esclusivamente con la mobilità interna. Questa è in risposta a dei mal informati che vedono in un numero elevato di poliziotti provinciali eh, un'azione tesa ad assumere. In realtà, in cinque anni si è assunto un solo poliziotto provinciale. Eh, quel tipo di attività deve svolgere esclusivamente questo corpo. E allora su questo tema io ho fatto un'interrogazione, mi auguro che si raggiunga un accordo perché poi il corpo di polizia provinciale rimarrà, se i soliti papocchi poi che vengono fatti a livello legislativo, rimarrà in provincia un gruppo che mi auguro che sia intorno ai 40-50 eh, soggetti, poi la regione potrà avvalersi anche della possibilità di finanziare per l'attività di controllo, mettere importanti risorse per consentire... Io direi numericamente 25-30 altri poliziotti oggi, eh, diciamo provinciali per coprire tutto il territorio regionale e controllarlo. Questo è un percorso possibile. Questa è la parte operativa e eh, diciamo di controllo. Quello che riguarda non è tanto le aziende faunistico-venatorie su cui bisognerà aprire un capitolo a parte, erano i centri di produzione di selvaggina. Eh, le province avevano varie, eh, vari centri di produzione, non solo di selvaggina ma anche eh, di produzione ittica. Eh, Terni aveva, la, ah, il di San, aveva il centro di San Vito sul Monte Peglia dove c'era una produzione di fagiani anche pregevole. Le, la provincia di Perugia aveva a Torre Certalda a, vicino ad Umbertide dove produceva starne e pernici. E poi a Sant'Arcangelo, dove si produce, si producono avanotti da inserire nel trasimeno. Questo lo sanno in pochi, ma per esempio l'anguilla nel trasimeno non si riproduce, viene inserita perché è la stessa cosa per il luccio: vengono messi nel trasimeno circa un milione di piccoli lucci l'anno per consentire lo sviluppo, il mantenimento e anche l'attività legata alla pesca. Poi c'è a Borgo Cerretto invece la produzione della trota eh, irridea, che anche quella è una produzione di qualità, eh, questi, anche questo centro ovviamente era legato alla provincia. Oggi, con questo passaggio, di fatto non c'è più certezza nella gestione di questi centri di produzione. Io sono dell'idea che bisognerebbe rivederli, cioè la regione dovrebbe prendere tutto. Dovrebbe rivedere la mission di questi centri, non più sulle quantità di animali prodotti, perché entrerebbe in competizione con chi lo fa a livello imprenditoriale e non è il ruolo della, della regione della provincia, questo. Ma dovrebbe impegnarsi a ritrovare i ceppi autoctoni di questi, della, della selvaggina, eh, come pernici, starne, lepri, la lepri italica, la, la, eh, la starna italica, che è del nostro territorio, la pernice. Dei Sibillini che avevano un, una caratteristica particolare. Le, quindi un lavoro molto specifico su quantitativi molto ridotti per cercare la qualità anche con, in collaborazione con l'università. Però tutta questa roba oggi è lasciata in una sorta di limbo e mentre è possibile aspettare per funzioni amministrative, e già si deve aspettare poco, poco o nulla si deve aspettare mh, in centri dove eh, oggi ci sono animali. Quindi bisogna mantenerli, bisogna capire che futuro dare a questi animali presenti, ma soprattutto creare una strategia complessiva: è questo che manca secondo me in questo momento. Per dire: domani la caccia in Umbria sarà questo, questo e questo, domani gli ATC sarebbero gli ambiti territoriali di caccia che dovrebbero gestire la caccia, domani dovrebbero non essere più tre, magari deve essere uno solo. Andiamo a razionalizzare: anche questa è un'ipotesi su cui lavorare, che funzioni, Deve, gli ATC devono prendere la, questi centri di produzione, gestirli, devi mantenere la regione, cioè la caccia è una cosa molto complessa, perché ci rientra anche l'elemento dei danni ambientali all'agricoltura, grossissimi, con un grosso impatto economico, che eh, rischiano di rimanere non gestibili in questa fase, perché poi sappiamo bene che... La fauna presente come cinghiali, come daini, come caprioli, poi distruggono completamente, eh, soprattutto per i cinghiali, distruggono intere coltivazioni in una notte. Il, e anche lì il lavoro deve essere un lavoro fatto in maniera selettiva. Non è che possiamo creare tanti sceriffi nei vari, nelle varie aziende agricole, ma tantomeno possiamo pensare che l'agricoltore o l'allevatore eh, non può più uh, trarre reddito dai propri terreni perché è soggetto a cinghiali, a lupi, a caprioli, a daini che ne distruggono completamente la produttività. Ecco, è un grande pacchetto su cui sto lavorando e mi auguro di dare poi un grosso contributo anche eh, all'attività della regione. Vedremo quindi queste eccellenze perché mi pare di aver capito che sono alquanto importanti in una strategia che riguardi questo ambito, che è la caccia, appunto, naturalmente importante. Eh, Fiorini, cambio argomento con lei perché mh, vorrei parlare di commissioni. Sono due: c'è la commissione d'inchiesta eh, voluta dopo le segnalazioni del prefetto una interdittiva antimafia nei confronti di Geseno e Coimpianti e Gest di cui lei fa parte che ha questi tre mesi di tempo per arrivare ad aprile a fare un'indagine poi però ultimamente ho visto che eh, come gruppo della Lega Nord c'è anche un'altra richiesta di commissione Mh, per nominare i manager eh, ho visto che avete fatto un'iniziativa quindi sono due le domande un'iniziativa per Poter far nominare i manager, i nuovi manager, nello specifico i direttori eh, della sanità che devono essere nominati da una commissione di esperti. Allora facciamo chiarezza sulle due cose, intanto l'antimafia e la sì. questione rifiuti, perché eh, qui ormai dovete entrare, c'è stata la pausa di, di Natale che inevitabilmente non comporta riunioni, quindi ci sono tre mesi giusti. giusti. Sì, allora eh, la commissione. <coughs> L'inchiesta è stata attivata. Abbiamo iniziato, abbiamo fatto un primo incontro. Voglio specificare una cosa. Noi non vogliamo andarci a sostituire alla magistratura, ma aiutare a semplificare il lavoro della magistratura. Dando il nostro contributo. Il nostro contributo in che senso? Dare portare il contributo per far emergere le verità. Che a volte in Umbria c'è questo questa grande piaga dove, magari, dove praticamente le verità vengono spesso insabbiate noi cerchiamo grazie anche come abbiamo portato oh, i, la questione rifiuti eh, nella commissione comafia del senato di farci sponda e far emergere delle realtà eh, come dicevo prima portare alla luce proprio le, le verità noi vogliamo che eh, i responsabili che per i responsabili è arrivato il momento e il tempo di pagare, non c'è più la possibilità che vengano insabbiate le, eh, le cose, non c'è più la possibilità che vanno coperti determinati soggetti. Ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e chi ha, chi ha sbagliato deve iniziare a pagare. Infatti, per quanto rigu riguarda l'altra commissione, invece avete chiesto, lei e Mancini, quindi tutto il gruppo Lega Nord, eh, che i manager siano nominati da una, da una commissione specifica? sì allora, abbiamo presentato questa mozione eh, dove chiediamo la modifica dell'articolo 26 eh, della legge regionale in materia sanità. Perché? Perché non è possibile ormai più che la politica sia all'interno della sanità, non è più possibile che la politica scelga... I direttori sanitari, ma deve essere, come diciamo anche nella mozione, una commissione di esperti che valuta in base ai meriti e alle qualità delle persone. Poi creano un calendario, come eh, già fanno, però, da questo calendario poi a oggi la presidente sceglieva a sua. Sua volontà, a suo piacimento e a suo modo, invece, facendo una commissione di esperti che, in base al merito, e qualità mm, esprimono giudizi partendo dal primo, secondo, terzo, quarto, poi obbligano a entrare come dirigenti il primo dell'elenco, il secondo dell'elenco, il terzo dell'elenco, non dà più la possibilità alla polizia di scegliere quelli che praticamente eh, sono um, chiamiamoli i vicini. Della, della politica ho capito, questo poi è un atto che ancora deve andare in aula quindi deve essere discusso dall'assemblea legislativa l'abbiamo così anticipato una discussione che ci sarà a partire dalla prossima riunione una cosa che è passata Guasticchi e sulla quale c'è da discutere il piano trasporti eh, lodato, considerato un grande passo in avanti, soprattutto poi era molto tempo che si sentiva la necessità di rivedere i trasporti, però insomma, i problemi sono ancora tutti lì in piazza, no? a cominciare dalla ferrovia centrale Umbra che è ancora smezzata in due, adesso visto che ci sono interessamenti con la rete nazionale, insomma, si cercherà di risolvere il problema, però ecco, nonostante l'annuncio ancora... È un po' tutto da sistemare, no? Vabbè, intanto il piano di trasporto è stato approvato da poco, per cui già il fatto di aver dato una sorta di manuale operativo a, a chi dovrà poi operare sul, sulle strategie future del, del trasporto in Umbria è già, già importante. Certamente a volte questi atti diventano anche una sorta di libro dei sogni io mi ricordo la definizione del libro dei sogni è stata sempre data al piano triennale degli investimenti di varianti locali belle idee poi tanto da qui a tre anni vedremo perché è un po' questo il nodo però, uno dei nodi eh, seri, eh, per noi ci chiaro, è l'FCU perché non mi sembra che sul piano dei trasporti ma io l'ho evidenziato in commissione ci sono risposte molto tranquillizzanti sul futuro della FCU soprattutto eh, sulla strategia di una eh, ferrovia su cui bisogna decidere se credere o non credere, perché se noi ci crediamo, come io per esempio sono fortemente convinto, che eh, il futuro dei trasporti della nostra regione passi anche dal rafforzamento del, dell'FCU, che diventa in maniera fisiologica, senza gli scienziati del caso, una metropolitana di superficie, perché noi ancora continuiamo a pensare l'Umbria come, come fossimo il Canada o, o, o gli Stati Uniti. Eh, noi siamo come una, gran una grande città, non una grandissima, come una grande città che già ha delle infrastrutture importanti di collegamento. Allora, se i nostri tempi, eh, una grande città, passare da una parte all'altra ci vogliono due ore. Noi passare in una, in con, con un'automobile dal confine nord al confine sud dell'Unda ci mettiamo un'ora e mezzo, un'ora e venti, no, la strada è malmessa però eh, sono sempre quattro corsie. Un FCU che eh, dovesse eh, diventare quindi un, un, uh, un vettore uh, ovviamente dove eh, si razionalizzano le fermate, dove si comincia a investire sul mantenimento della rete. No, non dimentichiamoci i vari passaggi eh, storici del, eh, dell'aggiornamento del, della rete ferroviaria che noi conosciamo. Perché, grande, nel, nel tempo passato, quello che fu una grande strategia vincente fu l'elettrificazione dell'FCU. Cioè, noi abbiamo visto invece, pochi anni fa, pochi, io uso sempre questo termine, ma una de, una de 15 anni fa circa. Una completa uh, rivisitazione di una strategia che sembrava antistorica, cioè togliere l'elettrificazione per comprare addirittura locomotive a nafta che eh, cioè solo per l'inquinamento avrebbero dovuto far gridare allo scandalo. Poi si è dovuti tornare all'elettrificazione e poi si è dovuto continuare ad investire perché la regione ha investito molto negli anni passati sull'FCU però anche lì senza strategie, facendo un'azione a tappeto per i sottopassi importanti, ma se, ma se poi la carreggiata frana, il sottopasso probabilmente potrebbe essere fatto dopo, piuttosto che trovarsi in una condizione come quella attuale dove magari a Città di Castello, in Alto Tevere o nella zona anche di, di Terne, ci sono i sottopassi e poi è chiusa la, la ferrovia perché non regge la carreggiata. Anche lì, poi, se uno scende nel dettaglio, io sono un po' un ficcanaccio, soprattutto in questo periodo con più tempo per dedicarmi alle istituzioni, riesco a, ad approfondire. Cioè, quando sono state rifatte le carreggiate del, della ferrovia, sono state sostituite le vecchie traverse in legno tanto vituperate ma che hanno retto decenni. Con delle traverse di cemento. Che mi dicono: gli addetti ai lavori sono quelle, tra altre cose che stanno. Si stanno rovinando, viene affossando, quindi, quando si mette le mani su queste strutture bisogna anche pensare al futuro. E questa è la differenza tra chi vive la giornata e chi invece amministra pensando che. Perché, e rispondo nella polemica a tante altre situazioni similari, se chi coloro che ci hanno preceduto e che hanno investito tanto, su tante strutture, Facendosene un vanto, ogni paesino ha un palazzetto dello sport, ogni eh, paese ha un CVA, ha un, ogni frazione micro ha un CVA o cos'altro uh, e tante altre strutture che oggi comportano alti costi di gestione. Allora, meglio, uh, forse sarebbe stato meglio farne una in meno o due in meno e garantire poi in una, una riorganizzazione generale la possibilità di gestire queste, queste infrastrutture importanti insomma la politica aspetta anche questo la politica, se vogliamo meno macchine esatto, meno inquinamento esatto. ci vuole di questi eh, trasporti flash la risposta per Fiorini perché abbiamo terminato il tempo ah. ma volevo sentire anche il capogruppo io, della Lega io porto un esempio pratico a Terni noi, eh, due anni fa sono stati investiti diversi soldi per fare la metropolitana esterna sulla tratta Terni e San Gemini, Cesi sì, San Gemini e il doppio binario sono due anni che non funziona e non passa neanche il treno. Questa è una mala gestione di soldi che siamo, teniamo, vigiliamo su questo, molto vigile anche perché eh, si parla della città natale, e dove anche a chianella ho fatto avevo chiesto come erano quanto mancava ancora per riaprirla e via discorrendo e diceva verso la fine di gennaio ma ancora non si vede neanche una minima ombra di apertura questa è la mala gestione bisogna siccome sa soldi a fine pubblici eh, bisogna gestirli e investirli nel migliore dei modi e vigilando sui lavori perché se tu vai a migliorare un sistema investendo soldi pubblici poi neanche il, il minimo neanche quello precedente di servizio funziona più io credo che siamo proprio arrivati all'acqua bollita Ci diamo su questa battuta del capogruppo Fiorini dopo quello che ho sentito e che hanno sentito i telespettatori non mi resta che augurarvi buon lavoro perché c'è da fare grazie a Emanuele Fiorini e a Marco Vinicio Guasticchi e a tutti voi che ci avete seguito appuntamento la prossima settimana